città murata unica in Europa per il suo camminamento a forma ellittica completamente percorribile. 800 anni fa nasceva Cittadella, gioiello medievale a nord di Padova, baluardo strategico, roccaforte di difesa contro le vicine rivali. Siamo nel 1220, era nata proprio come fortificazione contro l'espansionismo di allora. Adesso ci addentriamo nella Botola, dove allora si entrava. È il vero e proprio camminamento di ronda. Avremo un percorso di circa 1,5 km. Andiamo! È un abbraccio alla città, da qui in alto. Siamo a 14 metri sul piano campagna. La forma ellittica è inconsueta in quell'epoca. Nel XII-XIII secolo tutti gli altri esempi delle altre 38 città murate del Veneto sono cinte murarie quadrangolari. Nella forma ellittica circolare di Cittadella sta il suo significato, le finalità ambiziose di Padova, una città-stato in costruzione che aveva bisogno di un occhio pluridirezionato nella parte settentrionale del territorio. Un luogo fortificato nel cuore della pianura veneta, teatro degli scontri espansionistici dell'epoca, realizzato per frenare le ingerenze feudali di Bassano a nord, Vicenza a ovest e Treviso a est. Porte bassanesi, poi porta Treviso, porta Padova, porta Vicenza, le quattro direttrici e quindi quattro punti cardinali. Per l'uomo medievale un punto di riferimento molto importante. Sulle porte bassanesi, vero e proprio mastio, vediamo il carro, le quattro ruote col timone del carro, l'emblema della famiglia dei Da Carrara, la signoria che è protagonista della storia di Padova e di questo territorio nel corso di tutto il XIV secolo. Qui lo scorcio è davvero suggestivo, alle nostre spalle vediamo il Palazzo Pretorio. Ecco la dimora signorile in terraferma, risultato Palazzo Pretorio dell'accorpamento di preesistenze trecentesche. Negli anni il manufatto è stato oggetto di un lungo restauro, il completamento del camminamento oggi finalmente percorribile, terminato 7 anni fa, data storica per la città. Per noi cittadellesi è l'8 giugno 2013, l'anno in cui si è portato a compimento quel piccolo pezzo che mancava per il restauro, la messa in sicurezza e la percorribilità totale del camminamento di ronda. Queste mura senza fondazioni perché sono sostenute dai terrapieni, con l'esterno e quello interno, ottenuti dal materiale di escavo del fossato che ancora circonda la cinta muraria. Qui entriamo nella piazza del Duomo, la piazza Piero Bon, dove c'è anche la loggia del comune. Viene citata come Domus Potestatis già nel XIV secolo, quindi probabilmente residenza di uno di quei due vicari e che vengono inviati dal comune di Padova e che vengono conservati poi anche durante l'epoca della signoria di Padova, la signoria carrarese. Duomo che ha finalmente il suo museo. Con un nuovo allestimento su tre piani che sarà aperto sia di sabato che di domenica, sia di mattina che di pomeriggio. Dopo Padova, e si tratta del Museo di Arte Sacra Diocesano più importante che abbiamo. Biglietto da visita non secondario, il teatro sociale dell'inizio 1800, simbolo dell'identità culturale della città e di Venezia. Il teatro sociale di Cittadella è inaugurato nel 1828, è veramente una piccola fenice, una fenice in miniatura. Qui abbiamo avuto in effetti lo stesso decoratore Francesco Bagnara, che si firmava decoratore del teatro sociale di Cittadella, del Gran Teatro La Fenice di Venezia e dei più prestigiosi teatri del Lombardo-Veneto. Qui c'è un qualcosa di molto importante che è veramente peculiare, che permette un'esperienza. Si entra un pochino nella dimensione medievale, si assapora la città dall'alto, un altro punto di vista. Il binomio turismo e cultura sono importanti per la crescita di una comunità. Non è solo ricordare il nostro passato, le cose storiche che abbiamo, importanti che abbiamo in Italia, che abbiamo nel Veneto e che abbiamo a Cittadella, ma il turismo e la cultura sono il futuro.